E io fui chiamato lì a succedere a Don Mario Lantini, che è stato il primo parroco della chiesa di San Giovanni Battista al Collatino. L'Ufficio Nazionale delle Comunicazioni Sociali. Allora io fui nominato e apparve sull'Osservatore Romano, come tutte le nomine che fa il Papa. Giovanni XXIII, quello che mi disse il padre, ricevendomi a Villa Tevere. Io gli avevo mandato una specie di decalogo di 10 punti per i quali io veramente avevo delle forti obiezioni all'accettazione di questo incarico. Il padre, appena mi vide, mi abbracciò dicendomi: non tenga smiedo, non aver paura. Ecco, prima di tutto, tu non vai a fare il censore, ma vai a testimoniare Cristo. Non ti scandalizzare di nulla, mi disse. Anzi, devi queste persone che si trovano in queste situazioni irregolari, a queste persone devi volere più bene, perché hanno più bisogno di questa tua carità. Devi fartele amiche, di un'amicizia di cui loro non hanno l'idea, perché le loro amicizie sono sempre interessate, il più delle volte, insomma, no? E poi vedi, guarda, e allora lui si tirò indietro, stava seduto, si alzò, fece come un gesto di fare una specie di voragine per terra, no? Come lì si fosse un abisso. Tu devi arrivare a mettere il piede lì sull'orlo dell'abisso e poi tenerti così. Dice: una mano, questa qui, te la tengo io, ma la tengo io, e l'altra invece la prendi così, a vedere, sì, a vuelo, se puoi prendere a volo, ecco, queste anime disgraziate che vogliono precipitarle giù in questo abisso. Loro non verranno da te, sei tu che devi andare da loro. E così ho fatto. Lei ha conosciuto i più grandi registi del nostro secolo, Fellini, Rossellini. Il periodo d'oro, ecco, diciamo così, gli anni ruggenti del cinema italiano, il neorealismo, insomma, no? E questo, mi sono trovato a dirigere l'Ufficio Nazionale delle Comunicazioni Sociali, perché venni nominato proprio alla direzione dell'ufficio da Papa Giovanni XXIII. Ecco, tutto. È vero che Paolo VI la chiamava perché consigliasse dei film che potesse vedere? Sì, sì, sì. La sera, poche sere dopo la sua elezione al trono di Pietro, allora mi mandò a chiamare. Era una sera, una chiamata a un'ora inconsueta, perché io stavo a cena, era già quindi notte, insomma, no? E allora lui mi chiamò e mi fece chiamare dal suo segretario se potevo andare in appartamento. Allora io, insomma, non ne ho mai avevo messo piede prima nell'appartamento pontificio, rimasi sorpreso per questa richiesta dell'appartamento. Dico: beh, domani mattina. Dice: no, adesso. Allora dico: come adesso? Dico: ma sarà tutto chiuso. Dice: non si preoccupi, è tutto aperto. E poi c'è lì una guardia svizzera che l'accompagnerà in appartamento. Difatti sono arrivato in appartamento e lì, con molta semplicità, in un salutino, insomma, no? Mi ha ricevuto Paolo VI, scusandosi per
Però lui dice, scusi, se l'abbiamo chiamata a quest'ora, dico, Padre Santo, io stavo in ginocchio, non sapevo che dire, insomma, ero così emozionato. E allora dico, che cosa dice la chiamata? Perché non vorremmo chiudere questa finestra sul mondo che è il cinema. Questo fu. Allora dice, lei avrà pazienza, insomma, lei sa che un Papa non può perdere tempo, non ha tempo da perdere. Quindi sceglierà fior da fiore la produzione che lei riterrà che insomma sia meriti di essere conosciuta. Ecco, e allora come dire, mi rinnovò insomma, un po' il ringraziamento, poi ci congedammo quella sera e poi ci siamo riveduti in occasione delle proiezioni che avvenivano in questo modo. Lui sedeva al centro, Papa Giovanni aveva fatto fare una saletta di proiezione, però lui non reggeva alla lunghezza dei film perché aveva una sofferenza, aveva la prostata, un cancro, posso dire questo qui, non so, ma... poi è risaputo ormai, e lo soffriva molto, poveretto, e non poteva stare troppo tempo così. Allora, ecco, invece no, invece Paolo Sesto era un uomo da scrivania, perché era un uomo intellettuale che scriveva, è abituato, sì, sì. Allora lui, ecco, e poi le cose interessanti da un punto di vista intellettuale, culturale, lui era attratto da queste cose qua. E quale primo film fece vedere allora, a Paolo Sesto? Luci d'inverno, di Ingmar Bergman. Impegnativo. Famoso film, famoso regista vero svedese, no? E lo chiese il Santo Padre di vedere film, lei? No, ha detto lei sceglierà, ecco un criterio, dice, sapendo anzitutto che il Papa non ha tempo da perdere, ha detto, e quindi gli interessa vedere certi film che abbiano un contenuto, un messaggio, insomma qualcosa di significativo. Allora, veramente sono capitato bene in una stagione insomma, che aveva prodotto, aveva tutto un po' una costellazione di registi famosi, no? Che hanno fatto la storia del cinema italiano. E il primo film italiano che fece vedere a Paolo VI? È stato 8 e mezzo di Fellini. E la reazione di Paolo VI a 8 e mezzo? 8 e mezzo è stato per lui, era un uomo che aveva un pudore straordinario, insomma, appena vedeva qualche cosa, diceva, ma nell'economia del film, che c'entra questa scena? Lì c'è una scena perché, insomma, di donne discinte, eccetera, che un po' l'avevano impressionato, ma questa scena era proprio necessaria. Padre Santo, sa. Ci mettono questi ingredienti per attirare poi dopo anche il pubblico, insomma, no, perché amano purtroppo. E Fellini che disse quando seppe che il suo film... Allora lui si rallegrò perché, insomma, no, poi gli interessava il giudizio del Papa, che è stato però interessante perché lì c'è una problematica, insomma, no, del mondo del cinema visto dall'interno, insomma, no?